Qual era la vostra richiesta oggi in aula? Perché bisognava sospendere i lavori? Bisognava sospendere i lavori perché dopo le dichiarazioni della Corte Costituzionale abbiamo ben chiaro che questo Parlamento è illegittimo in toto, dovremmo dimetterci tutti. Abbiamo chiesto stamattina la convocazione di una conferenza di capigruppo, e capite bene che essendo stata la notizia ieri bisognava chiederla stamattina, una conferenza di capigruppo per calendarizzare immediatamente il ritorno al Mattarellum e per convocare un'assemblea congiunta Camera e Senato del Movimento 5 Stelle, sempre concessa a tutti gli altri gruppi. E ora cosa farete? Ora noi aspettiamo la convocazione della conferenza dei capigruppo, nella quale chiederemo l'immediato ritorno al Mattarellum. Da quel momento in poi possiamo dimetterci tutti. È una legge che voi sapete che non è neanche favorevole, lo dite sempre, in tutte le strade giornalistiche leggiamo sempre: il Mattarellum non è favorevole al Movimento 5 Stelle, ma il Movimento 5 Stelle è serio, onesto e concreto, se ne frega della convenienza della legge elettorale. La cosa importante è che sia costituzionale, che sia importante per tutti, è valida per tutti i cittadini italiani. Qualora la conferenza dei capigruppo non accetti la vostra richiesta di calendarizzare immediatamente il Mattarellum? Vedremo cosa fare. Guardi, io le dico solo una cosa: il lodo Alfano è stato approvato in 4 giorni, 2 giorni in commissione e 2 giorni qua. Quindi quando conviene a qualcuno si riescono a fare le cose velocemente, quando serve per tutti i cittadini che siete anche voi si fa finta di niente. Cicchitto dalla maggioranza dice: siete degli avventurieri, il Movimento 5 Stelle è avventuriero, non può sciogliere il Parlamento con delle piazzate. Il Movimento 5 Stelle sono 9 milioni di cittadini, deve sapere Cicchitto, non sono 160 parlamentari. E 9 milioni di cittadini che si sono rotti, sono stanchi di questa gente che ha distrutto un paese in 20 anni e fa finta che la colpa sia del Movimento 5 Stelle, che è arrivata ora. Di cosa stiamo parlando? Chiederete a Napolitano un incontro? Non so, ora ragioniamo su tutto quello da fare, tutto quello che dobbiamo fare. Di sicuro è una situazione veramente vergognosa e lo sapete tutti.